Non chiuderà per mancanza di alunni la scuola elementare di via Paravia alla periferia di Milano. Non sono infatti 12, come scritto da diversi giornali, ma 27 gli iscritti alla prima classe. Sono quasi tutti stranieri, ma forse è inevitabile in un quartiere in cui sono stranieri 3 abitanti su 4 e in cui l'immigrazione incontrollata alimenta da decenni tensioni sociali e paure che inducono le famiglie italiane a non iscrivere i propri figli a quella scuola, proprio per il timore immotivato di vedere condizionato il loro apprendimento. Dalle prove invalsi di questo territorio si è scoperto che i bambini italiani che frequentano classi con compagni stranieri all'uscita della quinta hanno un risultato nelle prove invalsi linguistiche superiori a quello dei bambini del resto dell'Italia. Un nuovo laboratorio di integrazione. Questo può essere la scuola di via Paravia per il dirigente scolastico che la guida da pochi giorni, ma si deve aprire. C'è la scuola, o è dentro la vita o è qualcosa di autoreferenziale astratta. In un quartiere difficile la scuola prima di tutto apre, riapre. Ad esempio facendo della biblioteca scolastica la biblioteca di quartiere e portando nella scuola la mostra sull'Egitto curata da studenti cristiani e islamici dell'Università Cattolica, anche per impostare in modo nuovo la coabitazione con la scuola araba che ha ricevuto dal comune l'uso di un'ala dell'edificio, due scuole separate da una porta che può e deve essere spalancata. Ci sono problemi? Di fronte a questi problemi ci si mette insieme, ma sulla questione grande che è l'educazione. Abbiamo un cuore, delle domande e abbiamo, come dire, la questione dei figli e su questo ci mettiamo insieme.